In Toscana sono 113.638 le persone che si vaccineranno contro il Covid entro la prima settimana di febbraio. Il 25 gennaio è previsto l'inizio della somministrazione della seconda dose, ma le fiale che arriveranno entro il 26 gennaio sono 135.900, ne servirebbero invece 226.000. Il problema è che sull'arrivo di quelle che mancano non ci sono al momento garanzie. La questione, che è nazionale, è stata sollevata anche da Federico Gelli, presidente della Fondazione Italia in Salute. La mia preoccupazione è che chi fa la prima dose faccia anche la seconda, se no sprechiamo ovviamente una grande quantità di dosi vaccinali. Il problema è questo: chi fa la prima dose deve fare anche la seconda. Sì, esattamente, perché altrimenti il vaccino non è efficace. E considera, si può spiegare anche che l'efficacia del vaccino inizia a manifestarsi, quindi a indurre una produzione, diciamo, di attività immunitaria 7 giorni dopo la seconda dose. Anche questo è molto importante dire. Proprio per questo al momento la regione sta frenando sul numero di persone alle quali verrà somministrato il vaccino, per fare in modo che chi lo fa abbia garantite entrambe le dosi. Intanto prosegue il dibattito sull'obbligatorietà o meno del vaccino, soprattutto per i sanitari. Nel settore sanitario, medico, infermieristico, chi non si vaccina deve essere sospeso dall'attività lavorativa professionale e anche dall'ordine professionale, ha dichiarato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e anche Federico Gelli, che da parlamentare ha dato il suo nome alla legge sulla responsabilità dei medici, non esclude misure di questo tipo. Credo che uno debba smettere di fare il medico e l'infermiere, voglio dirlo con grande chiarezza, insomma, se non capisce qual è il momento che stiamo attraversando. Possono essere molte le modalità di gradazione dei richiami formali nei confronti degli operatori sanitari, certamente si può arrivare anche a una norma, ad una legge vera e propria.